Una vittoria nel segno della continuità. Io penso di essere, come dire, un sindaco, serio, competente e razionale, così come lo è stato Mario Di Pietro, che io ringrazio anche per il sostegno che mi ha dato e anche perché mi lascia un comune con i conti in ordine, rispetto a questa cosa, conto di poter lavorare serenamente. Ma certamente dovremo renderci conto un attimo anche dell'assetto interno all'amministrazione, quindi della macchina amministrativa, farla partire, ripartire nel segno della massima efficienza e poi naturalmente da lì lo sguardo all'esterno perché molte sono le cose da fare. Figlia del lavoro, secondo me, importante che si è fatto nei 5 anni e di una politica di ascolto che non abbiamo mai voluto interrompere, soprattutto a ridosso della presentazione della lista, dove abbiamo rifatto il giro di tutto il territorio per capire, restituire i risultati e capire anche se questi risultati erano soddisfacenti, e la dimostrazione c'è stata, e che cosa dovevamo fare in futuro. Se tante piccole cose che possono essere fatte con poco e che comunque possono cambiare il volto di un'amministrazione, affiancate comunque anche da progetti, da progettualità comunitaria e dalla ricerca di fondi europei, regionali e nazionali che possono permettere uno sviluppo del nostro comune. I cittadini prima di tutto, quindi ripartire dalle esigenze di tutti i cittadini del comune di Basciano.